fiaba oppure verità. La mente di Mariluna stava mettendo insieme i pezzi, mentre lei e Federico volavano a tutta birra, più dritti di un uccello, attraverso il terreno sconfinato dei campi verde viola, verso la città di principio. Evidentemente, a Issima non piaceva la situazione che c'era con Boomtam e Ratatam. O Boom e Ratatà, secondo Issima. La loro sicurezza era la cosa la più importante per lei, e ora per i due giovani draghi, che avevano appena finiti una punizione in nome della ossessione di Mariluna per la musica del suo passato. Ne valeva la pena? Sì, certamente. Ma nessuno dei due aveva detto una parola. E Mariluna ha iniziato a sentirsi a disagio. Lei ha fatto un respiro profondo e ha iniziato la conversazione. Cosa diremo ai genitori? Federico l'ha guardata. Le grotte sono bellissime. Mariluna non è riuscita a trattenere un sorriso sulle labbra. Va bene, dimmi tutti i dettagli. Non voglio essere preso a mentire ancora una volta, tanto meno quando avremo due foglie rumorose da salvare. Federico ha sospirato prima di parlare. C'era una volta. No! Cosa? Tutta la storia inizia così? Stai mentendo? Io? Mai. Vuoi i dettagli o no? Ma questo è l'inizio di... Non importa. C'era una volta... Mariluna sedeva sul pavimento della grotta sua, la madre davanti a lei. Voleva togliere ogni dubbio a quello che Federico ha detto, qualunque fosse la verità. Le sembrava ancora una bugia. Mamma, puoi raccontarmi la storia della città di principio? Sono interessata a saperne di più. La madre ha alzato un sopracciglio. Forse perché dopo i primi giorni sulla luna non glielo aveva domandato nulla. Aveva sempre utilizzato Federico come la sua fonte personale di conoscenza. Veramente? Sì, mamma. Voglio essere una brava studentessa. Qual era l'equivalente di incrociare le dita nel mondo dei draghi? Le sue dita non avevano la flessibilità necessaria. Una coda arricciata? Era meglio di niente. Aveva bisogno di fare qualcosa per calmare i nervi. Mi piace sentirlo, cara. Principio. C'era una volta, non esisteva una città qui. C'erano solo rocce e grotte, quasi vuote. Gli occhi di Mariluna son rimasti spalancati mentre la madre parlava. Federico aveva detto la verità? Quanto sembrava bizzarro! Mariluna, stai ancora ascoltando? Sì, mamma, certo. Principio. La storia.
La noia che era seguita era colpa sua. 4 giorni dopo. Era passato troppo tempo. Mariluna lo sapeva, ma era la prima volta che lei e Federico erano liberi nello stesso tempo. Non voleva volare lì da sola. Non poteva caricare 2 scatole in braccio per il viaggio di ritorno. Quello, senza nient'altro. E c'erano molte altre cose. Sarebbe stato un incubo. Tra cui il fatto che avrebbero dovuto costeggiare la città senza essere visti per raggiungere il luogo in cui vivevano i Dindon. Boomtam e Ratatam sembravano felici di vederli. E dopodiché Mariluna gli aveva spiegato la situazione. Tutte le due hanno tamburato involontariamente di gioia. Ma c'era un piccolo problema. Le scatole avevano iniziato a marcire. Il legno era troppo vecchio. Nel momento in cui Mariluna ha toccato la scatola di Ratatam, un pezzo è caduto a terra. «Cosa possiamo fare?» le ha detto, non aspettandosi una risposta così rapida da Boom. «Portateci senza scatole! Possiamo attaccarci alle vostre schiene per la durata del viaggio!» «Ma le spine!» «Sarà scomodo!» È forse pericoloso, ma non c'è altra soluzione. Non vogliamo restare qui e sarebbe difficile che Issima ci portasse così. Mariluna ha dato un'occhiata a Federico. Lui ha annuito, ma la sua espressione era piena di paura. La sensazione di Ratatam aggrappata alla sua schiena non era qualcosa che desidererebbe sperimentare di nuovo nel futuro. Era una distrazione. Le distrazioni erano un problema. Ma non riusciva a ignorare il prurito. Sarebbe un viaggio molto lungo. Il momento quando la periferia di principio è diventata visibile, Mariluna ha sentito un brivido da capo a piedi. Un errore adesso sarebbe un disastro. «Seguimi!» Federico ha cambiato direzione, facendo un grande giro intorno alla città e ai campi alimentari. Mariluna teneva gli occhi aperti per qualsiasi pericolo. Federico ha girato la testa verso di lei. «Non preoccuparti, non abbiamo le scatole. Non c'è niente fuori dal comune. Siamo 2 draghi che volano. Niente di più.» Lui aveva ragione. Non era possibile che un drago nei campi vedesse i fogli rumorosi. Ha tirato un sospiro di sollievo, ma non ha smesso di guardare in basso. Era stato impossibile raggiungere il territorio di Dindon senza essere visti da Issima. Il momento del loro arrivo le ha preso il volo. L'espressione sulla faccia quando ha visto Boomtam e Ratatam era quasi comica. «Incredibile!» Le ha scosso la testa.
seguitemi. Non abbiamo tempo da perdere. Il club era nascosto in una grotta ai piedi di una montagna circondata da alberi in piena fioritura. Non era possibile vedere l'entrata dal cielo. Era un po' piccola per un drago, ma all'interno la grotta era grande quanto una sala da ballo. Abbiamo preparato due gusci. Siediti accanto a quello, Mariluna. Lascia che Ratatà si muova. Sì, così. Stai attenta, Ratatà. Eccellente. Come ti senti? Stanca, indolenzita, ma felice. È bello rivederti. Federico? Lui aveva già cominciato a muoversi. Sì, l'altro. Sei pronto, Boom? Boom ha afferrato il guscio e poi si è sistemato. Non potrei essere più felice. Grazie mille, Federico, Isima. Niente affatto. Mariluna, Federico, andiamo nell'altra sala. Hanno bisogno di riposo. I draghi hanno seguito Isima attraverso una porta. L'altra sala era più piccola, ma comunque grande. Tori ed Inna stavano aspettandoli. Inna ha alzato la testa. Ah, gli eroi! Suoniamo qualcosa per loro. Isima ha annuito. Qualcosa di tranquillo. Boom e Ratatà sono a riposo. Isima si è unita agli altri e hanno cominciato a suonare. Mariluna ha sussultato. Era simile a una ninna nana che la sua madre umana le canticchiava prima di coricarsi. Lacrime si sono formate negli occhi. Ne valeva la pena, la punizione, l'ansia, il pericolo. In quel momento la musica era tutto ciò che contava.